Questo incontro è stato pensato e voluto come momento commemorativo dell'alluvione che ha colpito Senigallia 4 anni fa. Questo è il secondo momento pubblico in ricordo dell'alluvione del 2014, dopo quello svoltosi il 3 maggio 2015. Sono e siamo fermamente convinti che l'alluvione abbia colpito tutta la città, direttamente o indirettamente. Non c'è concittadino che, risparmiato dalla distruzione dell'acqua, non abbia avuto un parente o un amico con la casa invasa dal fango, partecipando pertanto al dolore e ai lavori di liberazione della laguna. Tanto è ancora necessario fare per porre riparo agli errori fatti nel passato. Dobbiamo non solo predisporre l'arrivo di decine di milioni di euro, ma tenere conto di ogni contributo tecnico promosso dai cittadini. Avere risorse è necessario, ma altrettanto lo è saperlo usare bene. Questo lo dico in vista del prossimo Consiglio Grande del Fiume, che si terrà a marzo giugno. Prima di proseguire con il ricordo del 3 maggio 2014, desidero ricordare che il primo passo per risolvere ogni tipo di problema è quello della unione tra tutti. Questo è lo spirito che si è unito qui stasera, questo è lo spirito che deve uscire attraverso voi da questa sala consigliare. Vogliamo inoltre porgere un ringraziamento a tutti coloro che dopo il fatidico 3 maggio si sono prodigati dapprima per la pulizia delle abitazioni e l'attività numerale e poi hanno continuato il loro impegno attraverso la protezione civile in tutte le allerte che a decine e decine si sono susseguite annualmente. Estendo il nostro ringraziamento anche a tutti coloro che sono intervenuti nell'emergenza del 2014 da fuori comune e anche da fuori regione, di cui nella serata non farei menzione, anche perché sono veramente tanti e di alcuni non ufficializzati. Non conosciamo i gruppi e le associazioni di appartenenza, o anche il solo nome nominativo se sono privati. Quindi vi dico grazie per la vostra presenza con noi per fare memoria del 3 maggio 2014. La serata inizierà con la presentazione di una mostra realizzata dall'artista Daniela Antiri a luglio del 2017. Una mostra nata appunto da recuperare queste diapositive che erano state affogate, rimaste sotto il fango. Quando l'ha presa ha trovato una sorpresa, la sua vena artistica ci ha messo mano e ha realizzato delle opere. Adesso affidiamo la presentazione di Daniela Antiri alla Palma Elisabetta. Diplomata all'Istituto d'Arte di Fano, ha frequentato la scuola del restauro di Ostra. Daniela Antiri comincia la sua produzione artistica nel 1999, nell'ambito dell'Incisione, e nel 2002 partecipa all'opera di Georges Duboche presso il Centro d'Arte Moderna di Buenos Aires. La sua curiosità verso ogni forma di manifestazione artistica e culturale la porta ad agire come performer per i suoi amici artisti Anna e Lorenzo Marconi. Nel giugno 2004 partecipa con l'Associazione Artisti Senigallesi ad una collettiva a Castelfidardo. In occasione del mese dedicato alle donne, nel dicembre 2015 partecipa all'iniziativa Mission Garibaldi, voto al quadro più bello, ottenendo il primo premio. Sempre alla ricerca di nuove forme espressive, si avvicina alla fotografia ed entra a far parte del gruppo Only Polaroid, con il quale nel luglio 2016 partecipa alla sua prima mostra fotografica collettiva. Nel settembre 2016 organizza Senigallia la sua prima esposizione personale, dal titolo Le mie signore, Rosa e le altre, nella quale espone 50 delle sue opere più significative. Nel luglio 2017 organizza e cura la sua mostra personale di fotografia, intitolata L'acqua attraverso. In essa espone 40 grandi stampe,
ricavate da diapositive stravolte dagli eventi del 2 maggio 2014. Nello stesso anno, a settembre, con il collettivo Le Polaroid espone prototipi di zootrofio nell'ambito del festival Cineconcerto di Montecarotto. Elaborato da William George Horner col nome di Dedalum nel 1833, si sviluppa lo zootopio. Si tratta di un cilindro perforato ai suoi bordi con aperture regolarmente distanziate. Ogni disegno tracciato all'interno degli spazi situati fra le fessure sarà visibile attraverso le fessure opposte. Se questi disegni riproducono le fasi successive di un'azione, si vedono in sequenza, senza bisogno di avvicinare l'occhio all'apparecchio. Quando gira, sembra trasparente e parecchie persone insieme possono ammirare il fenomeno che contiene. Le sue stampe sono presenti in collezioni private a Senigallia, Montegrotto Terme, Roma, Padova, Bologna e Londra. Al Musi di Senigallia è esposto il suo autoritratto biografico. Adesso leggiamo la presentazione della quarta persona. Non si capisce niente. Non tutte, che sono tantissime, che ho utilizzato tutte.
Il filmato è molto amatoriale, e viene informato che una conversione abbiamo avuto qualche piccolo problema. Quindi la qualità del filmato, delle parti del filmato è scadente, ma non è stata voluta perché effettivamente era stato fatto molto amatoriale. Però la bellezza delle diapositive e come sono state valorizzate dall'artista le vedremo con le immagini che appariranno lungo tutto il percorso. Chi vuole vedere veramente bene che si mette la barra per gli amici. Thank you.
potete vedere da tutti che ha fatto questi capolavori di cui ha portato un esempio, quello che era sul locandino. Prego Daniele. Almeno fatti vedere. Lo so che lei non voleva dire niente, assolutamente, però ci tiene a questa mostra perché io sono stato presentato quando l'ho fatta l'Expo e ho scelto io perché tu capisci bene che cosa vuol dire per l'immagine. Essendo stato alluvionato, puoi trasmettere il giusto messaggio mentre parli. Quindi la ringrazio per avermi scelto e la ringrazio anche per averci dato l'opportunità di fare una memoria insomma in modo diverso. Grazie Daniele, se vuoi. Comunque grazie di cuore per quello che stai facendo e tutte le varie iniziative che fai, le mostre che fai. Adesso arriva il momento di presentarci come gruppo, insomma, un momentino, qualche minuto ci prenderemo per dire due parole insomma, su quello che è un po' nostra azione che è stata fatta dopo l'alluvione, io sono andato ancora dopo l'alluvione, un anno dopo, però praticamente appunto per fare una piccola testimonianza anche da parte nostra, non solo dell'artista. Grazie Giorgio. Buonasera a tutti, dunque, l'evento organizzato oggi è la dimostrazione tangibile che in un tema quale quello della sicurezza dei cittadini, della salvaguardia e della tutela del nostro territorio, le divisioni ideologiche si annullano e le forze politiche possono affiancarsi per occuparsi e risolvere le problematiche emergenti della comunità. Voglio ringraziare innanzitutto l'artista Daniele Antili per aver messo a disposizione le immagini che abbiamo visto, che sono appunto tratte da questa sua mostra personale intitolata Attraverso. Sono immagini sicuramente molto attenuative, anche se in maniera, diciamo, attenuata, molto evocative dell'evento, in maniera attenuata sicuramente, in quanto sono meno dolorose rispetto alle immagini reali del nostro territorio, della Stato Italiano. Però comunque sono immagini che non raccontano nulla di nuovo a chi quel dramma l'ha vissuto in prima persona, ovviamente. Come forze politiche dell'opposizione consigliare, ci troviamo qui, però non abbiamo voluto indugiare o rimarcare questa sede sulle cause, sugli effetti, sui danni, sulle responsabilità, in quanto siamo rispettosi dell'attività della magistratura, che la magistratura tuttora sta portando avanti, e nessuna strumentalizzazione sarà mai fatta da nessuno di noi di un simile evento così fruttuoso per l'intera città. Ciò nonostante però non ci possiamo sedere da dire, insomma, come consigliere comunale, posso parlare di nome del portavoce del Movimento 5 Stelle, non come consigliere comunale del Movimento 5 Stelle in Gallia, che la nostra attività comunque è stata sempre in prima linea in materia ambientale e anche in materia di tutela del territorio, dal dissesto idrogeologico, addirittura ancora prima di sedere negli scranni del Consiglio Comunale. Voglio solo ricordare alcuni degli atti che sicuramente, secondo almeno il nostro punto di vista, lo speriamo, hanno contribuito a dare impulso alle attività di salvaguardia e alle attenzioni che poi, insomma, tutto sommato, si sono rivolte al nostro territorio. Allora, vorrei ricordare il 11 agosto del 2014, quando ancora non eravamo membri del Consiglio Comunale di Senigallia, abbiamo protocollato, semplicemente come cittadini simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, una proposta di deliberazione, un atto di indirizzo affinché
l'amministrazione si attivasse per la richiesta di un supplemento di istruttoria in merito alla concessione di un'autorizzazione che era stata data per la costruzione di una centrale a biogas a Casino Costa. Il fatto è questo, cioè la Regione Marche aveva concesso l'autorizzazione unica per la costruzione di una centrale a biogas da Forzu, cioè per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, in quella zona industriale di Casino Costa, denominata Zippa, in un lotto posto a confluenza dei fiumi Misa e Nemola, in zona che poi successivamente per l'autorizzazione è risultata altamente esondabile in ordine a vari fatti calamitosi avvenuti nel 2011 e poi nel 3 maggio del 2014. Poi nel 2015, sempre non essendo ancora il Consiglio Comunale, sempre come cittadini, perché il nostro statuto ce lo permetteva, abbiamo presentato un'altra istanza di riesame di quella nostra proposta, perché ci tenevamo a questa che andasse avanti, questa richiesta di supplemento di istruttoria che era stata presentata nel 2014. Questa volta però questa istanza di riesame l'avevamo corredata con la firma di 130 cittadini che avevamo, con i quali ci eravamo interfacciati nei vari banchetti, insomma, che abbiamo fatto. Poi con un'ulteriore mozione nel marzo 2016, questa volta come consiglieri comunali in carta del Movimento 5 Stelle, chiedevamo invece al Comune di esprimere la sua contrarietà al rilascio di questa autorizzazione per realizzare questa centrale per gas, proprio perché si trattava di un'area a forte rischio di esondazione, anche se non era cartografata come area di rischio adeguato. In merito, comunque siamo riusciti ad ottenere un impegno da parte del sindaco e della maggioranza di porre in essere ogni azione affinché nella Zippa di Casine di Ostra, sia per i siti produttivi esistenti che per le nuove strutture previste come quella dell'impianto di gas da Forzu, venisse garantita l'assoluta messa in sicurezza del territorio alla luce della constatata vulnerabilità idrologica. Nei nostri atti, a seguito dell'evento calamitoso del 3 maggio 2014, in merito alla parte di centro città posta sul lungo fiume, abbiamo sempre segnalato la necessità che fosse decisa con la massima sollecitudine un ripristino anche provvisorio dell'originaria delimitazione della zona massimo rischio di esondazione adeguato, così come era stata adottata dall'autorità di bacino regionale delle Marche con la delibera 2015 del 2011. In quanto, secondo noi, questa zona era stata impropriamente ridimensionata per effetto di una delibera del Consiglio regionale del 2004. Infatti, nel parco originario, l'area di cui si tratta era prevista come esondabile e quindi abbiamo sempre sostenuto che secondo noi è stato commesso un errore nel non aver riconfermato la zona urbana. Per questo ci siamo sempre opposti, nell'ambito della riqualificazione dell'isolato antivescovo, alla previsione di realizzare un piano completamente integrato a ridosso proprio del Provincia, per quasi l'intera superficie dell'isolato, e nonché ci siamo sempre opposti anche alla variante del piano regolatore che permetteva la realizzazione di questi impianti. Inoltre, da mesi il Movimento 5 Stelle di Senigallia sta seguendo con estrema attenzione le vicende legate agli episodi di spiaggiamento di ingenti quantità di legnati e di altri materiali che si sono verificati sul nostro litorale successivamente alle operazioni di pulizia e riprofilatura dell'albero del appaltati dalla provincia del Mura nel 2015 ed in merito avevamo anche chiesto una commissione di inchiesta. Perché questo? Perché i fatti sono questi, cioè nel 2017 i senigalliesi hanno pagato degli aumenti consistenti della TARI, conseguenti a conseguimento di scarica di 38.000 tonnellate di rifiuti spiaggiati, 24.000 tonnellate nel 2015
e 14.000 tonnellate nel 2016. Il quantitativo medio stimato negli anni precedenti era stato circa 500 tonnellate all'anno. Quindi abbiamo avuto, diciamo, due anni successivamente all'alluvione questo fenomeno, no? Cioè questo aumento esponenziale del materiale spiaggiato che ha generato una spesa aggiuntiva per il comune che poi indubbiamente è andata a gravare sulle tasche dei cittadini. Questo fenomeno noi, come giustamente tutte le altre forze di opposizione, l'hanno vivacemente contestato anche nelle commissioni bilancio, in cui purtroppo abbiamo visto approvare, diciamo, un debito fuori bilancio notevole che ha comunque gravato sulle tasche dei cittadini. Nel nostro stesso programma elettorale comunale abbiamo previsto la necessità di revisione degli strumenti urbanistici al fine di promuovere nuove forme di organizzazione dello spazio urbano fondate sull'esigenza di contenere il consumo di suolo, promuovendo forme di riuso del patrimonio edilizio esistente e garantendo la massima permeabilità del terreno, cosa fondamentale, al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico. Quello italiano è un territorio fragile e soggetto a dissesto idrogeologico, con un continuo stato di emergenza per molti cittadini, e proprio la tutela dell'ambiente e la prevenzione di questo dissesto sono stati trattati anche nel nostro programma nazionale per le politiche elezioni. E abbiamo la nostra deputata Giada, la Patrizia Terzoni, che ha presentato come prima firmataria una proposta di legge che prevede una serie di iniziative finanziarie e di agevolazioni fiscali sia per soggetti privati che pubblici, ma anche, ciò che questo è fondamentale, una riorganizzazione della macchina burocratica amministrativa dell'intero paese, con un ruolo centrale del Ministero dell'Ambiente, di coordinamento e di programmazione, in forte correlazione con le autorità dei bacini distrettuali, che poi dovranno diventare operative attraverso anche l'attuazione di diversi ministeriali, e in correlazione con il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, istituito presso l'Istituto Superiore della Protezione della Ricerca Ambientale, ISPRA, oltre che con la Protezione Civile. Quindi con questi coordinamenti, se queste proposte di legge vedranno la luce, ovviamente le cose cominceranno pian piano. Ora abbiamo in previsione il Consiglio Grande e, vista la massima attenzione della Regione sul fiume Nisa, che è stata presentata dall'assessore del Marco Cicchetti, il quale ha dichiarato che nel complesso l'amministrazione regionale metterà a disposizione nell'immediato 18 milioni di euro per lavori di manutenzione e messa in sicurezza al fine di superare le criticità, ora noi, forze politiche, dovremo vigilare affinché queste risorse non vengano disperse e in particolare affinché vengano veicolate in opere massimamente efficaci e di tutela del territorio e dei cittadini che lo abitano. E questo è stato il nostro contributo che vogliamo continuare a dare a questa nostra città. Grazie. Le problematiche presenti.
Una cosa che non volevamo e non vogliamo è sfruttare il ricordo per un rilancio politico, per strumentalizzare quei fatti. Allora ecco lo spirito unitario, che ha avuto e ha questa iniziativa che vogliamo mantenere anche per dopo. Io ringrazio Giorgio Santini che ha dato il via a questa iniziativa e mi auguro che questo spirito unitario possa continuare e possa allargarsi. Mi dispiace delle assenze che si sono verificate. Non c'è strumentalizzazione politica, non vuole essere questo. Allora noi lo perseguiremo questo spirito unitario anche dopo, per affrontare al meglio le questioni che ancora sono presenti nel nostro territorio, nella nostra Sicilia. I cittadini vogliono la sicurezza, chiedono sicurezza. E secondo me non c'è colore politico, appartenenza che sulla questione fiume, sulla questione sicurezza debba dividerci. Quello che conta è veramente l'unità di intenti. Sono passati 4 anni. C'è stato un certo lavoro, si poteva sicuramente fare di più. L'altra sera c'è stata una commissione sul fiume proprio in questa sala, alla presenza, come ricordava la consigliera Martinangeli, dell'assessore Ciapichetti. E una cosa ha detto che dimostra la gravità della situazione che c'era. L'assessore Ciapichetti, cose che tra l'altro non tutti sapevamo, l'hanno confermata ancora una volta, è che la regione per i fiumi della provincia di Ancona nel 2015, quando questo assessore si è insediato, aveva meno di 200.000 euro per tutti i fiumi della provincia di Ancona. Capite bene che con 200.000 euro non si ripara nemmeno una casa rovinata. E allora quella sera però devo dire, ho preso con piacere che questi 200.000 euro sono diventati, se non erano 20 milioni, 18 milioni di euro, che è una quantità, penso, considerevole e che ci vuole. Non tutti mi pare sono disponibili immediatamente, molta parte sì, e subito, a detta dell'assessore, arriveranno gli altri, quindi per un totale di ben 18 milioni di euro potrebbero, possono, devono, dico io, dare ai cittadini la sicurezza, con lavori giusti, con i lavori opportuni, lavori che chiaramente devono essere affidati a tecnici, anche tecnici con pareri discordanti, può essere anche utile un confronto tra tecnici, ma questi progetti ormai devono partire, io mi auguro che partano al più presto e compito nostro dell'opposizione, visto che siamo opposizione, a mio parere deve essere quella di vigilare che le cose vengano fatte bene, perché quando ci sono 18 milioni di euro possiamo dire no, non va bene 18 milioni vanno non bene, benissimo. Quello che dobbiamo
Quindi pretendere è che questi lavori vengano eseguiti e vengano eseguiti bene. Bene, quindi io mi auguro che la questione adesso, che è sicuramente centrale anche per la Regione Marche, visto che da 200.000 è passata per il solo fiume Minsa, non per la provincia di Roma, per il solo fiume Minsa a 18 milioni, quindi è diventata una questione centrale. Io mi auguro, voglio credere, assieme a tutti e a voi tutti, io credo, che la soluzione possa, non dico risolvere, perché i rischi, secondo me, quelli che la natura a volte ci regala, una sicurezza al 100% non ce l'ha. Però, ecco, mettere in sicurezza il fiume è una cosa che si deve e bisogna fare. Troppi anni sono passati in uno stato di abbandono e 200.000 euro lo confermano, che aveva la regione prima la provincia. E questo ripetersi di allerte, fiume, che negli ultimi anni ha avuto un ritmo sempre crescente, è la dimostrazione chiara che la manutenzione nel passato non c'era stata. Non c'era stata. È come un edificio, quando comincia ad avere una crepa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e io non dico nulla, e non faccio nulla, è chiaro che poi arriva il momento della catastrofe. Così è stato per il fiume, no? Ecco, adesso pare che finalmente la questione sia invertita, quindi io penso che dobbiamo lavorare tutti quanti assieme per il fiume, per la sicurezza del fiume e per la sicurezza dei cittadini. Siamo convinti che siano stati romani, ma non siamo noi che ci stanno.
anche che la procura della Repubblica, con un pool importante di magistrati importanti che professionalmente sono non solo votati, sono persone davvero di una caratura particolarmente, devo dire, comprovata nel corso degli anni, in caso quel pool è stato scelto, ma quella azione della magistratura ha portato alla luce ipotesi di responsabilità importanti e devo dire anche del tutto circostanziate, anche grazie ad approfondimenti di potere. Quindi se qualcuno va ringraziato per il lavoro stato fatto da questo punto di vista, senza dubbio la Procura della Repubblica, a cui non dobbiamo mettere pressione, ma dobbiamo semplicemente augurare un buon lavoro e collaborare con loro. Infine, è normale che Giorgio ha invitato tante autorità questa sera e per tanti motivi, insomma, non tutti possono essere stati presenti, perché questa è una, diciamo, non è una manifestazione di natura istituzionale, anche se noi rappresentiamo l'istituzione, ma certamente siamo dei rappresentanti dei cittadini che si sono messi al servizio di un evento che ha ricordato. Però se io devo pensare, appena sono entrato questa cosa mi ha colpito, se devo pensare a chi dovrei ringraziare perché, ma ci stavo pensando venendo qua, scusate il ritardo, ho dovuto fare il ritardo per motivi professionali, ma dopo l'alluvione ci sono stati gli alluvionati, ci sono stati tantissimi volontari provenienti da tutte le parti d'Italia, sono stati chiamati forse in modo un po' retorico gli angeli del fango, ma una retorica buona insomma, e poi ci sono stati tanti che in qualche modo hanno avuto quasi di dire siamo stati noi a fare di più, a fare tanto, ma io credo che se c'è qualcuno che davvero nei giorni dell'alluvione, lo stesso giorno, i giorni successivi, ha gettato il cuore oltre lo Stato, ha fatto tutto quello che doveva fare, più della propria professione, perché sono più professionali, sono i vigili del fuoco. Io vi ringrazio. Ho fatto con l'anima, non lo fate solo perché a fine mese prendete uno stipendio di cui dovremmo discutere, uno stipendio che non meritate, non perché dovete prendere perché è troppo basso, ma certamente non lo fate per questo. Perché ci credete, la vostra presenza è divisa, ci onora e non la città. Grazie, era questo che volevo dire. Vi ringrazio di cuore.
Quindi faccio, dopo questa dolorosa premessa, mi piace dare due numeri, 7 libero e 24. Mi chiederete che significano? Ebbene, sono i due quantitativi di acqua caduti il 3 maggio 2014, 7 libero ogni centimetro in 24 ore, e il 17 agosto 1976, 24 centimetri in 24 ore. Vi ho fornito questi dati per farvi capire da dove è iniziata la nostra azione e il motivo di fare scelta. Se nel 1976 con un quantitativo di acqua piovuto 3 volte superiore e l'intera settimana precedente sempre con piogge abbondanti, che vediamo una settimana di piogge continuative, non si sono avuti problemi di collassi arginali. Questo è dovuto alla quantità di acqua che poteva transitare la foce pari a circa 3 volte la quantità attuale, cioè rispetto alla quantità di oggi abbiamo ridotto, rispetto alla quantità di 76 abbiamo ridotto a un terzo la possibilità di detruire dell'acqua in massa. Abbiamo pertanto iniziato subito il nostro impegno il 30 giugno 2015 con un'istanza di accessuati in cui richiedevamo di poter avere preventivi pervenuti per la realizzazione del ponte Perini a Campata Unica antecedenti l'affidamento dei lavori di costruzione dello stesso. Perché abbiamo chiesto? Per capire se avevano fatto dei preventivi prima di mettere mano al ponte. E non avendo avuto alcuna risposta, li sollecitavamo il 12 settembre in Consiglio Comunale con l'interrogazione orale, a cui non c'è stata data risposta. E ancora il 16 settembre l'abbiamo ripresentata nel Consiglio successivo, finalmente c'è stata risposta che non esistevano preventivi. Il 25 settembre 2015 abbiamo presentato in Consiglio Comunale una prima mozione per chiedere la riapertura dei canali esistenti tra il fiume e la Terza Tassa, per intenderci la Terza Tassa di quella da cui le parti entravano nel vecchio porto. È stata poi la volta della richiesta di dire una commissione il 5 ottobre 2015 per discutere della messa in sicurezza di Borgo Mulino, affinché le esondazioni del fiume Misa non possano allagare il borgo riempendo la vasca artificiale creata dalle strade Chiesa Grantuno con granaria 14 che, come un'arginatura, circondano completamente il borgo, impedendo quindi il regolare flusso delle acque rispetto ai piani di campagna esistenti. Il punto di carta era 2,5 metri di arginatura. Un'altra commissione è stata chiesta il 17 gennaio 2016 per presentare un progetto per la manutenzione degli argini dell'acqua e della foce, in grado di impiegare stabilmente 5 persone per operare continuamente sul bacino fluviale, senza dover sostenere costi oltre l'impegno finanziario e iniziale. Abbiamo poi portato in Consiglio Comunale una mozione discussa il 20 dicembre 2016 dal titolo Preventivi ponti a campata unica. Per tale modo di capire ai consiglieri e alla cittadinanza che realizzare un ponte a campata unica comporta un costo simile a quello che abbiamo sostenuto per acciappellare, questo è un termine che mi piace usare, il ponte sulla statale e che peraltro consente di avere una nuova struttura che consente un notevole miglioramento del deflusso dei colmi di Piena del Mito. La mozione è stata decisa di inviare in commissione per un approfondimento e pertanto il 30 gennaio ne abbiamo chiesto l'indizione per discutere dei preventivi di campata unica, come aveva stabilito il Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi rompo perché veramente tutte le tante di intervento. Sulle attività istituzionali non mi rimuovo tutto oltre. Chiudo con il ricordare due incontri pubblici che abbiamo realizzato con l'aiuto di ingegneri competenti in materia idraulica ed entrambi in Ponte San Rocco. Il primo dal titolo Fiume Sicuro, 30 ottobre 2015, che ha visto la partecipazione di 4 ingegneri. L'ingegnere Arnaldo Fondaroli, l'ingegnere Vito Manco, l'ingegnere Massimo Gennaro e l'ingegnere Paolo Lanni. Vi invito pertanto, per chi non ha seguito, a cercare i filmati su YouTube cercando appunto Fiume Sicuro. E avrete così il modo di ascoltare le reali problematiche del bacino e le modalità per far transitare fino a una quantità di acqua in città del 50% maggiore di quella del 3 maggio 2014. Il secondo è stato una tavola rotonda dal titolo Stato del Fiume Misa e interventi previsti dalla Regione Marche, tenuto il 22 marzo di quest'anno,
che ha focalizzato la situazione attuale e dopo gli interventi previsti. Oggi siamo qui per fare la memoria e ricordarci che quanto accaduto il 3 maggio 2014 è purtroppo accaduto, ma tutti assieme dobbiamo cercare di fare in modo, per quanto remotamente possibile, che non accada più, perché un evento similare ancora si ricade non se la può fare. Grazie a tutti.
è solamente un atto di riconoscimento per quello che avete fatto per noi, sia nel 2014, come ha detto anche prima Roberto Paradisi, che siete prodigati con voi visi, ma tutti vi siete prodigati, anche la Caritas, con tutti gli aiuti che ha fatto tutto il movimento, e poi la Caritas è stata distrutta anch'essa dall'alluvione, quindi ha vissuto danno e nell'emergenza temporanea. Quindi è stato veramente un momento difficile che la città ha superato con l'aiuto di tutti. E quindi adesso io ripeterò i nomi, non so perché su Bisi mi conosco, la Caritas conosco il rappresentante, conosco qualcuno, però se alzate mentre il nome vi consiglieremo di aiutarvi sicuramente. Però prima di questo ho chiesto a Franco Cicetti, il figlio di Aldo Cicetti, il signore che ha deceduto a Borgovicchia per la riunione, di essere presente con noi. E qui in prima fila ha seguito tutto in silenzio. Non so se volete dire due parole all'assemblea, o perlomeno farsi vedere. Lui nel 2015 ha partecipato alla prima commemorazione, ero richiamato appunto per essere presente con noi, e questa è la seconda, e mi auguro che continuerà a seguirci. Ed è stata la persona che ha gettato la corona d'oro dal ponte, in fondo al corso, al ponte 2 giugno, sul fiume, per rendere omaggio alle vittime. Quindi io gli farei un applauso perché...